Amici Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Daremo un'occhiata al tempo che farà nel weekend e anche un accenno alla prossima settimana, ma iniziamo a vedere cosa sta accadendo a livello europeo con questa zona di bassa pressione ancora vicina alle nostre regioni meridionali, ma che si allontanerà nel weekend. Invece proprio durante il fine settimana dovremo fare i conti con una debole perturbazione atlantica che tornerà a interessare il centro-nord, ma con ben pochi effetti. Per le prossime ore però, attenzione, temporali ancora presenti all'estremo sud, in particolare Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Ionica. Tra le ultime ore di questo venerdì e la giornata di sabato, specie nella prima parte, vedremo ancora in queste zone appunto degli acquazzoni e dei piovaschi. Ma in allontanamento. Invece arriva, dicevamo, una nuova perturbazione al centro-nord. Eccola schematicamente portare delle nubi nelle regioni centro-settentrionali, specie a partire dal pomeriggio sera di sabato, ma le piogge saranno davvero poche, sporadiche, di debole intensità e potrebbero interessare nella notte tra sabato e domenica in nord-ovest e poi per buona parte di domenica la fascia alpina prealpina e qualche goccia anche tra Levante Ligure e l'Alta Toscana. Però ripeto, si tratta di piogge veramente deboli, quindi al di là di qualche nuvola, weekend che io definirei discreto. Come temperature e valori che restano bene o male nella norma, magari caleranno un pochino al centro-nord per effetto della maggiore nuvolosità. Domenica vedete valori leggermente più contenuti nelle regioni centro-settentrionali, mentre al sud e sulle isole punte massime vicine ai 25 gradi. Un accenno anche all'inizio della prossima settimana che vedrà in realtà sul Mediterraneo correnti nord-occidentali che spingono dei sistemi nuvolosi ma verso i Balcani. Quindi da noi ben poca roba, sarà una settimana nel complesso tranquilla con sì qualche nuvola di passaggio ma senza grandi precipitazioni. Come sempre ci salutiamo dando un'occhiata anche alla luna della prossima nottata, ormai abbiamo superato il primo quarto, luna che rimane crescente. A presto!